Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento di Intorno alle 9. Questa sera parliamo di teatro. Andiamo in onda dopo che si è appena concluso lo spettacolo con cui il teatro Metastasio ha riaperto il suo sipario dopo questi mesi di chiusura, il Don Juan di Arte e Balletto, e noi continuiamo a parlare di teatro, ma il teatro che sbarca in qualche modo in televisione come ha fatto in questi mesi, perché il teatro Metastasio non ha mai chiuso. E ne parliamo con Chiara Callegari, regista del gruppo di lavoro artistico, altrimenti conosciuto come GLA. Buonasera. Buonasera. Con Daria Balducelli, responsabile della School of Met. Buonasera anche a lei. Buonasera. E abbiamo collegato anche Edoardo Donatini del teatro Metastasio. Buonasera. Buonasera. Allora, Callegari, io passerei subito a spiegare il perché del titolo, che è poi quello che vediamo anche come titolo della nostra puntata, Il fiore e il frutto, di questa trilogia, produzione del teatro Metastasio, che andrà in onda su TV Prato, una trilogia sull'adolescenza ai tempi del Covid. Sì, il titolo originale in realtà è leggermente più lungo ed è Se ci trovi anche dei fiori in questa storia sono tuoi. Abbiamo voluto fare un omaggio a De Gregori. L'idea è stata di partenza, è stata quella di affrontare una tematica che è quella della questione generazionale che oggi in realtà abbiamo sentito ancora più calda. Tutto è iniziato in realtà a gennaio. A gennaio stavo lavorando insieme ad alcuni degli attori del gruppo di lavoro artistico sul testo Il costruttore di imperi di Boris Vian. E all'interno del testo una scena ci ha colpito particolarmente, ed è la scena in cui la figlia 17enne chiede alla madre un'arancia e la madre le risponde che ci sono poche arance e che è meglio che queste arance vengano destinate al padre, perché lei è ancora una scommessa, è un biglietto della lotteria. Ci si può scommettere, la madre dice, certo su di te, però è molto rischioso, allora è meglio che queste arance vengono destinate all'uomo fatto e finito, alla certezza che è il padre. E questa scena si conclude con la madre che dice: tra il fiore e il frutto è più saggio scegliere il frutto. Ci è sembrato che parlasse molto dell'oggi, della situazione che stanno vivendo i giovani, gli adolescenti in particolare, cioè tutti quei ragazzi che sono stati costretti in quest'ultimo anno a rinunciare alla scuola, alle amicizie, ai rapporti sociali, a discapito e quindi di una crescita culturale e emotiva, mentre dall'altra parte gli adulti invece hanno continuato in qualche modo a lavorare, le fabbriche e gli uffici sono rimasti aperti. E quindi ad un certo punto ho sentito il bisogno di in qualche modo rompere la bolla del GLA, una bolla in cui siamo stati benissimo, abbiamo lavorato benissimo e protetti, però di entrare in contatto con la realtà che ci circondava. E qui il desiderio di conoscere i ragazzi della School of Met, di dialogare con loro proprio su questa questione. E la cosa bella è che è nato un progetto che è stato realizzato da giovani, quindi io insieme a loro, gestito interamente da noi, grazie naturalmente al supporto del Met, e i protagonisti sono i ragazzi che dialogano insieme agli adulti, in questo caso proprio gli attori del gruppo di lavoro artistico, per cui i fiori e gli adolescenti hanno incontrato i frutti, gli adulti, gli attori. Tre pillole che andranno in onda su TV Prato il 10, il 12 e il 14 maggio alle ore 19. Donatini, l'abbiamo sentito, quindi i giovani sono protagonisti e sono protagonisti di molte iniziative che in realtà il Met mette in campo sul nostro territorio. Sì, come avete già spiegato ampiamente, il Teatro Metastasio non si è mai fermato, ha continuato a fare una sua attività, il GLA, il gruppo lavoro artistico, non è una dimostrazione, 11 attori, 6 registi che hanno lavorato intensamente, ma accanto a questo noi abbiamo tutta un'attività importante, storica, cioè quella dell'investimento sulle nuove generazioni. La School of Met è un progetto che in qualche modo è un'evoluzione di questo percorso di formazione, ma soprattutto di collegamento con quello che è tutta la vastità delle nuove generazioni, la scuola, eccetera. È un nuovo patto che si collega tra il teatro e la scuola. Dobbiamo tener conto che la pandemia, come in tanti casi, ha esaltato o accelerato dei processi che erano in essere. La School of Met è un'esperienza politico-sociale che il teatro vuole fare attraverso, come dire, le nuove generazioni.
lo abbiamo definito e saranno anche momenti di incontro tra noi e la scuola, una didattica dialogica del futuro, cioè un rapporto dove le nuove generazioni non sono semplicemente, come dire, in qualche modo destinatari di un processo di formazione, ma diventano, si mettono in dialogo, quindi in un dialogo dialogico rispetto ai processi politici e alle esigenze di questo tempo. Chiara ha colto questo aspetto e ne ha fatto un progetto bellissimo che vedrete nei prossimi giorni, è esaltante, toccante da tutti i punti di vista. Ovviamente in questi mesi di distanziamento questa forma di lavoro e di collegamento con questo bel gruppo di giovani ci ha permesso di accompagnarli in una, attraverso delle loro volontà, dei loro stimoli, ad incontrare tutta una serie di figure che rappresentano per questo intellettuale di poeti, artisti, ma non solo, anche ricercatori e studiosi. Poi, sicuramente Daria Baldicelli che coordina questo progetto ci racconterà nello specifico. Noi siamo, come dire, impegnati in questo momento e siamo stati impegnati a non perdere il collegamento. Ovviamente questo riguardava i giovani nelle scuole medie e superiori, abbiamo fatto un grande lavoro che ci ha collegato anche a tutta la scuola verso un progetto che era il Met Ragazzi Online, che ha visto, e vi do dei numeri tanto per capire la portata, che ha visto coinvolgere più di 6.000 spettatori, oltre 140 rappresentazioni, che vogliono dire che online live vuol dire che da una parte c'era una compagnia che lavorava, dall'altro un gruppo di classe che assisteva a un progetto artistico in quel momento e non in on demand, per intendere. E infatti, Donatini, io vorrei proprio chiedere a Balducelli di questa esperienza della School of Met, da cui nasce poi il fiore e il frutto che noi vedremo in TV, come è andata avanti questa scuola in questo periodo di chiusure. E appunto, come giustamente hanno detto sia Chiara che Donatini, School of Met è nata dall'esigenza di ristabilire un patto con la scuola proprio in tempi pandemici, dove i ragazzi, sicuramente gli adolescenti, probabilmente sono stati le persone più sacrificate. Nasce da un'intuizione, perché è ispirata al modello di School of Resistance del regista Milo Rau, che è stato ospite contemporanea negli scorsi anni, e in particolare l'anno scorso ha avuto l'occasione all'interno del festival di incontrare il gruppo di ragazzi che formano School of Met. School of Resistance di Milo Rau era un percorso di incontri, è tuttora un percorso di incontri online, realizzati dalla volontà di Milo Rau insieme ad attivisti e filosofi su temi politici e sociali che riguardano il nostro tempo. Da qui abbiamo pensato che un'istituzione culturale come quella del Metastasio aveva il dovere di continuare a dialogare con i ragazzi anche se non c'era la possibilità di incontrarli dal vivo. Quindi abbiamo chiesto al giornalista e scrittore Graziano Graziani di seguire questo gruppo di ragazzi che provengono da diverse scuole di Prato, dal liceo Cicognini, dal liceo Copernico, dal liceo Livi e dal convitto Cicognini, di seguirli in questo processo teorico e di riflessioni via Zoom che si è tenuto da ottobre fino a gennaio-febbraio. I ragazzi tutte le domeniche hanno incontrato antropologi, filosofi e scrittori parlando di temi a loro cari. Quali sono i temi cari agli adolescenti d'oggi? Sono quelli dell'antropocene, della salute mentale, dei diritti delle minoranze, temi che loro poi vorranno affrontare e discutere con i cittadini di Prato attraverso delle assemblee pubbliche. Assemblee pubbliche che in questo momento storico ovviamente non possiamo fare, e quindi l'occasione, l'invito di Chiara di entrare in dialogo con il suo processo artistico ci è sembrato intanto una bella occasione per far parlare i ragazzi. Calegari, quindi effettivamente il lavoro come si è svolto dal punto di vista tecnico, cioè di questi incontri via Zoom, che cosa è stato preso per il fiore e il frutto?
Allora, diciamo che tutto è partito dall'incontro mio con i ragazzi. La caratteristica della School of Math è che non viene imposto nulla, per cui io ho scritto loro una lettera raccontando quello che era stato il mio percorso sui costruttori di imperi, quali erano i miei bisogni, di che cosa avrei voluto parlare con loro, e a quel punto ci siamo incontrati via Zoom, ci siamo conosciuti, ci siamo confidati, ci siamo sfogati, e da lì è nata la decisione insieme di ok, lo facciamo, costruiamo qualcosa insieme, ma che sia veramente nostro, perché la cosa che ci diciamo sempre è che ai giovani non viene dato spazio, qui l'occasione c'è, quindi ce lo siamo prese, abbiamo usato l'occasione di queste tre pillole e abbiamo iniziato prima di tutto a definire quali erano le tematiche che volevamo affrontare. E poi la cosa bella è che i ragazzi sono stati protagonisti di tutto il processo creativo, per cui si sono suddivisi dei compiti, dei ruoli. Avevo un gruppo di ragazzi che mi hanno affiancato nella sceneggiatura, per cui nella definire quali potevano essere le domande guida, perché tutto si sarebbe poi basato su un dialogo, una sorta di intervista però molto aperta e dialogica con i loro coetanei e con gli attori del gruppo di lavoro artistico, per cui avevamo bisogno di avere una generale scaletta da cui attingere, ma gli ragazzi sono stati protagonisti pure sul set, per cui si sono occupati della gestione del set, ci sono state delle ragazze che hanno fatto proprio le segretarie d'edizione, c'è chi ha fatto l'aiuto al direttore della fotografia, chi ha fatto l'aiuto alla regia e mi hanno accompagnato in tutto, fino al montaggio, per cui anche veramente le ultime tappe sono state supervisionate e anzi sono stati di grandissimo aiuto i ragazzi. Per cui posso dirlo, è un prodotto fatto totalmente dai giovani ed è secondo me una grande novità, perché è stato veramente l'occasione per loro di raccontarsi, di raccontare come stanno vivendo questo momento, ma anche di fare quelle domande che agli adulti abbiamo sempre paura di fare. Hanno potuto parlare di futuro, di paure, d'amore, hanno pure litigato con gli adulti intervistati, con gli attori del GLA, però sono stati dei confronti, degli scontri molto creativi. Sono state lacrime, siamo in chiusura. E nelle pillole è un po' raccontato tutto questo, in breve, perché purtroppo abbiamo più di 10 ore di girato, abbiamo dovuto fare una selezione, però sono delle piccole perle, ecco, le nostre, almeno le sento così, delle piccole perle che vogliamo condividere con tutti voi. Donatini, siamo in chiusura, veramente telegrafico, una curiosità, questo lavoro si presta per essere inserito per esempio nella prossima edizione di Contemporanea? Questo è un lavoro che ha già una sua vita, una sua collocazione all'interno del nostro palinsesto. Devo ricordare che Contemporanea del 2020 ha dato inizio a questo percorso della School of Math. La prossima edizione troveremo un altro momento di passaggio e di sviluppo per la School, che avrà una sua vita nelle prossime stagioni e una continuità nella vita e nel palinsesto del Teatro Metastasio, perché come si potrà vedere, come si vede, si capisce dalle parole, è un piccolo ma grande, come dire, motore che in qualche modo risana l'anima e il pensiero di questo tempo. Grazie davvero a Edoardo Donatini per essere stato con noi. Grazie a te. E grazie alla regista del GLA, Chiara Callegari, alla responsabile di School of Math, Daria Balducelli. Grazie. Grazie. E grazie a voi tutti per averci seguito. Intorno alle 9 torna domani sera. Buona serata.